buongiorno. Mentre mi reco in Parlamento, condivido con voi qualche considerazione sempre sul metodo, diciamo, dell'attività politica. Una cosa che mi sorprende sempre molto nel relazionarmi con le fantomatiche associazioni rappresentative, no? Asso questo, Conf quello, Feder quell'altro, e anche poi con, diciamo, singoli, come oggi si suol dire, stakeholder, cioè parti interessate, insomma, ai processi legislativi in atto, è la relativa incapacità di chi gestisce le cosiddette relazioni istituzionali, cioè di chi deve tenere i rapporti con i parlamentari nel contesto di un normale e lecito scambio di punti di vista, di informazioni, di sollecitazioni. La relativa incapacità di capire come funziona. Vabbè, oggi, diciamo, il caso è successo, un caso talmente fuori scala che, diciamo così, però lì si va nel campo della cortesia, quindi non parliamo di cafoni, parliamo della normalità. La normalità è che anche vertici, per esempio, di aziende partecipate, eccetera, 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 hanno un'idea un po' approssimativa della meccanica del provvedimento, del procedimento legislativo, che tipicamente succede questo, che ti vengono a proporre l'emendamento che secondo loro è risolutivo e magari è assolutamente utile e magari anche tu lo riterresti utile, no? Perché poi c'è pure questo fatto, vi voglio ricordare che in questo momento un collega politico è sostanzialmente agli arresti domiciliari perché non possono rinchiuderlo alla Bastiglia, perché ha preso dei provvedimenti politici e si presume che li abbia presi per rispondere a interessi particolari senza aver fatto alcuna valutazione sull'eventualità che magari questi provvedimenti avessero un fondamento e rispondessero a un interesse più generale, no? Qui si vede proprio la volontà pervicace della magistratura di entrare nel merito delle decisioni politiche, ma questo è un altro discorso. Comunque esiste questo dialogo, esistono delle società di relazioni istituzionali che in qualche modo aiutano le aziende o le associazioni meno strutturate a presentare, esporre il proprio punto di vista, che può essere banalmente segnalare la propria volontà di essere auditi dal Parlamento in un contesto assolutamente istituzionale. Non c'è nulla di illecito e non c'è nulla di particolarmente torbido in tutto questo, nella massima trasparenza. Così come è assolutamente ovvio e lecito e trasparente che le associazioni Feder questo, Conf quell'altro, Asso quell'altro ancora propongano delle proposte emendative che ovviamente vanno nel loro interesse. Poi dopo bisogna vedere, sta alla dialettica maggioranza-opposizione decidere se le proposte sono nell'interesse del singolo o magari con opportune rettifiche possono essere considerate nell'interesse della collettività. Ma non è tanto questo discorso di filosofia politica generale che voglio farvi. Il discorso è che questi sono talmente fuori dal mondo parlamentare che tipicamente l'emendamento ti arriva a dopo il termine per della scadenza degli emendamenti e quindi tu a quel punto non puoi più presentarlo. Questa è una cosa tipica. Altra cosa tipica: ormai si lavora così. Voi dovete sapere che per ogni emendamento, d'accordo, che va in votazione, quindi per ogni votazione, più esattamente, ci deve essere un parere del governo
e un parere del relatore. Sapete che in teoria si fa finta che esista ancora una supremazia parlamentare, per cui prima si esprime il relatore sulla proposta emendativa, poi si esprime il governo. La verità è che il sottosegretario è un povero Cristo alla colonna che viaggia fra Ministero e Commissione portando le cosiddette griglie, cioè degli immensi fogli Excel su cui per ogni emendamento c'è scritto il parere del governo che viene trasmesso al relatore, poi il relatore lo dà e poi il governo dice di essere conforme al relatore. Grazie tante, gliel'ha detto lui qual deve essere il parere, quindi il governo è conforme con se stesso. Sotto questo parere che cosa c'è? Beh, ci sono ovviamente valutazioni di opportunità tecnica, valutazioni di opportunità politica, ma soprattutto valutazioni di opportunità finanziaria, cioè per ogni proposta emendativa bisogna capire quanto costa. E questo è un lavoro che naturalmente incombe alla Ragioneria Generale dello Stato, quindi a una delle articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ora voi vi rendete conto che, dato che i parlamentari sono tanti, sono pochi in realtà, ma rimangono alcune centinaia per Camera, per ramo del Parlamento, e dato che in certi contesti l'emendamento, è inutile girarci intorno, viene anche un po' concepito come strumento ostruzionistico, un pochino viene, come dire, in alcuni casi ci sono dei parlamentari, dei gruppi che a seconda delle circostanze sono un pochino i veicoli di pacchetti di emendamenti che vengono dalle categorie, per cui facilmente arrivata con quello che facciamo, ma sì, presentiamolo. Alla fine ti trovi con 2000 emendamenti, dove magari molti sono anche simili perché con quello ha parlato con tutto l'arco costituzionale che adesso comprende, se capisco bene, spero, almeno auspico, anche il partito di maggioranza relativa. E la morale della favola qual è però a valle di questo simpatico procedimento di presentazione delle proposte? Che ci dovrebbe essere al MEF una persona che fa 2000 relazioni tecniche, cioè che capisce quello che c'è scritto nell'emendamento, capisce quanto costa, va a vedere se ci sono i soldi e va a vedere se le coperture proposte da chi ha steso l'emendamento sono delle coperture plausibili. Ora, capite bene che nei tempi di lavorazione di un decreto questo lavoro è tecnicamente impossibile, quindi una cosa che come si lavora, come si deflaziona questo enorme carico di lavoro? Ma intanto un pezzo è della deflazione, cioè dell'abbattimento degli emendamenti, è devoluto al presidente della commissione, perché il presidente della commissione, se ci sono proposte che in qualche modo non sono strettamente riferibili all'argomento del provvedimento in corso di esame, può decidere che queste proposte siano improponibili, come si suol dire, o inammissibili, e quindi quindi decide che, diciamo, le cassa, va bene? Questo è il grande potere del Presidente di Commissione, in realtà, decidere di che cosa si può parlare. Non è un potere banale, anche se naturalmente non viene esercitato in modo monocratico, visto che, come probabilmente avrete capito, gli emendamenti, dopo essere passati in Assemblea, se non c'è voto di fiducia, in Commissione, se non c'è voto di fiducia, poi passano anche in Assemblea, allora è ovvio che bisogna che ci sia un idem sentire fra il presidente della commissione e il presidente dell'assemblea. Poi, in qualche modo, insomma, qualche volta ci si consulta. Io mi consultavo con il presidente Casellati, se c'erano i miei uffici si consultavano con i suoi, se c'erano questioni controverse o temi delicati, per evitare che ci fossero poi polemiche, insomma, perché il presidente poi può sempre essere contestato se non esercita con equilibrio questo ruolo. Un'altra storia è una volta che viene presa una decisione di improponibilità, Senato e Camera reagiscono in modo diverso, nel senso che alla Camera c'è il rituale dei ricorsi, cioè si può ricorrere contro la decisione del Presidente e dichiarare improponibile un emendamento, e
quindi i ricorsi poi vengono valutati, perché se uno ci tiene proprio tantissimo l'emendamento, dice guarda, non è come pensi tu, in realtà l'emendamento è proponibile per questo, questo, quest'altro motivo, e poi dopo ci sono le pronunce sui ricorsi. In Senato questo non succedeva, cioè non è così formalizzato il procedimento. Un'altra cosa che è molto più formalizzata alla Camera che al Senato è allo step successivo. Una volta che ti sei tolto di torno un po' di emendamenti che sono inammissibili, devi, come dire, prioritizzare, e quindi alla Camera è procedurizzato, in Senato no, la cosiddetta segnalazione, cioè i gruppi segnalano alla presidenza della commissione quali sono gli emendamenti che ritengono assolutamente, diciamo, imprescindibili, e quindi c'è un primo giro di segnalati, e qualche volta ci sono anche i super segnalati, così da 2000 arrivi sostanzialmente a 20, d'accordo, con due step successivi: prima togli uno zero e fai 200 segnalati, poi togli un altro zero e fai 20 super segnalati. In Senato non si chiamano così, si chiamano prioritari. Allora, quello che, diciamo, gli addetti alle relazioni istituzionali non sanno è che la presentazione dell'emendamento di per sé non è neanche, diciamo, sì, l'inizio, diciamo, del percorso, perché quello che diciamo, è veramente determinante è se l'emendamento poi viene super segnalato o viene considerato super prioritario. Perché questo? Perché solo su questi emendamenti viene fatta la relazione tecnica e solo questi emendamenti poi vengono portati al voto. Ora, naturalmente, non è, dovete immaginarvi che non funziona che tu ti affidi agli uffici così alla cieca. Prima si fa una valutazione di merito politico e di merito finanziario. In altri termini, ve lo dico in un altro modo, non vai a inserire nel pacchetto dei super segnalati un emendamento del quale sai che la relazione tecnica al 95% sarà negativa, perché indicherà un difetto di copertura. Quindi c'è tutto un lavoro da fare a monte prima di arrivare al meraviglioso momento del voto, che è l'unico momento che vedono, spesso non capendo, la journalists, i fact checkers, quelli per i quali Biden era una persona lucidissima, eccetera eccetera, no? Quindi c'è tutto questo. Ma la cosa che più, appunto, mi stupisce è che gli addetti alle relazioni istituzionali hanno spesso problemi col calendario, cioè ti arrivano richieste di presentare emendamenti quando tu già sei alla fase magari dei super segnalati, e quindi quando il termine per la presentazione è scaduto magari da una settimana. E vabbè, quindi, diciamo così, considerando che ci sono problemi col calendario, non è strano che oggi qualcuno abbia avuto anche dei problemi con l'orologio, ma tanto io sto in Parlamento e aspetto sia chi ha problemi col calendario che chi ha problemi con l'orologio.